sembrano pesanti, le ho provate in pista e in effetti erano leggiadre, molto leggere, una bella scarpa, guarda. Proprio ieri mi è arrivato un pacco da ASICS e vado stamattina con Andrea ad aprirlo. Che occasione migliore di incontrarci poco prima delle sue gare, che saranno in 1500 metri oggi pomeriggio a Saronno e domani 5000 sempre regionali a Saronno. Le regole del gioco sono sempre le stesse: Andrea deve indovinare di che scarpa stiamo parlando, quanto pesa e quali sono le sue caratteristiche principali. Cercherò comunque di farlo correre velocemente in pista, so però che lui comunque oggi ha la gara, quindi non so se riuscirò a convincerlo. Mi sono arrivati anche dei pacchi di Morten e in particolar modo il gel alla caffeina. Sapete che sto svolgendo il mio detox per 10 giorni, quindi è un po' una beffa, però nei prossimi giorni magari farò una recensione. Mi sono arrivate anche delle proteine di The Protein Works. Vediamo che caratteristiche hanno, nei prossimi giorni farò una recensione anche di quelle e vi faccio sapere. La dieta detox sta funzionando davvero bene, il cibo che mangio è veramente eccezionale, ve lo faccio vedere. Nei prossimi giorni cercherò di raccontarla qui sul canale, mancano ancora 5 giorni, non vedo l'ora che finisca. Consiste nell'astenermi da carboidrati, alcol e caffè, soprattutto quest'ultimo faccio davvero fatica. Adesso vado a prepararmi per andare a Garbagnate e ci vediamo dopo. Ciao Andrea, come al solito oggi faremo il solito unboxing. Apri la scarpa, vediamo cosa c'è dentro. Apri la scarpa o apro la scatola con dentro la scarpa? Apri la scatola con dentro la scarpa. O le scarpe. Forse, ma oggi non ti ho dato nessun no, taglierino. Infatti, avevo la chiave della mia macchina, ma forse in qualche maniera. Oh, ce l'ho fatta! Stai battendo ogni record. Solo che non ho la forza. Le regole sono sempre le stesse, devi indovinare di che scarpa si tratta, dire quanto pesa e quali sono le caratteristiche. Potrei anche fartela provare. Ah, è un parto. Intanto c'è dentro forse un sacchetto, una maglietta. Cos'è che è? Una sacchetta. Una sacchetta, sì. Delle scarpe. Allora, le scarpe non sono leggerissime. Le chiavi della macchina me la metto qua per terra. Allora, e io non lo so che quanto pesano, perché non l'ho provate. Allora, pensavo fossero più leggere. Meta speed. Allora, però ti dico... Puoi aprire anche gli occhi. L'ho indovinato dalla durezza, cioè dalla poca flessibilità e dalla schiuma relativamente morbida. Però sai che me l'aspettavo molto più leggere, al contrario della nota marca con la N, mi sembrano almeno il doppio più pesanti quasi. No dai, non è proprio così, assolutamente. Saranno comunque sopra i 200 grammi secondo me. Assolutamente, quello assolutamente. Poi metterò in sovraimpressione il peso esatto. No, bella scarpa. La provo subito. Allora, intanto conchiglia del tallone dura, linguetta racing, tomaia abbastanza racing, vediamo, questo qua è il 27 cm di max, quindi a me dovrebbe star piccolo. Sono 9,5 Andrea. Infatti ti dirò che mi sembrava una calzata giusta, quindi questo qua è il mio numero. Quindi credo che Max le darà a me. Le ho appena vinte io queste scarpe qua. No, direi che se è 27 cm e mezzo direi stesso numero di sempre, perché a me stanno perfette.
sembrano molto le Asics e le Adidas come idea di scarpa, quindi un pochino più dura l'intersuola, non è ciccosa come lo Zoom X, neanche come quello della Carbon X, si avvicina molto alle Adidas. Ma tu vorresti farti un giro in pista per provarle? Direi che si può fare un giro in pista, siamo venuti qua apposta, quindi facciamo un giro in pista, perché comunque al campionato italiano di paratico mi hanno chiesto come mai non ti filmavo più in pista. Fai un giro in pista e poi dopo ci dai le tue sensazioni iniziali. Dai, andiamo. Andrea, prima ci ho corso 2 minuti con queste Magic Speed, che cosa ne pensi? Allora, intanto che le ho chiamate Meta Speed, secondo me il loro nome giusto era Meta Speed dopo aver fatto le Meta Racer, però vabbè, le hanno chiamate Magic Speed e ti dirò, guarda, a te volevi tagliare il pezzo, ma lo devo ridire, al tatto, in mano sembrano pesanti, le ho provate in pista e in effetti erano leggiadre, molto leggere, una bella scarpa, guarda, ti dico, forse di primo acchito, bella da vedere, pesandola sulla mano avrei detto l'ho provata in pista, mi è piaciuta tantissimo. Adesso non voglio fare la marchetta, però è una scarpa racing ma comunque comoda, mi ha fatto sentire tanto i metatarsi che lavoravano, quindi sono contento perché ti dà una sensazione comunque di contatto col terreno, ma dall'altra parte ti dà tutto quella bellezza, diciamo, della tanta schiuma e dell'aiuto della piastra che ti spinge. Mi è piaciuta tanto, diciamo, poi è pure della mia misura, io spero che Max la provi e poi me la dia per sempre. Cioè tu pensi che a me non piace, di conseguenza? Nella mia misura, Max, non è che non ti piace, è della mia misura, se della mia misura l'avevi detto nell'altro video che alla fine era così, poi vabbè, se vuoi cambiare le regole così sul campo fai pure, però anche per caso ce ne ha mandata una, se ne avesse mandate due, sai. Però. Invece a livello di intersuola, alla stessa intersuola delle Nova Blast, che cosa ne dici? Guarda, non l'avrei detto, perché comunque sulla Nova Blast era molto più morbida, questa forse per anche un fatto di stabilità l'hanno fatta un attimino più dura, sembra, però ripeto, credo che dopo in gara forse sia meglio così, perché comunque la Nova Blast un pochino cedeva, è vero che questa la piastra in carbonio, quindi comunque un pochino più stabile. Però guarda, ti dico, prima l'ho provata e dopo non la sentivo dura quando ci correvo, quindi è comunque molto responsive. Sono contento, hanno fatto una bella scarpa, secondo me si sono elevati anche loro, mancava una vera scarpa da strada per competere ad alti livelli. Tanti atleti sono passati in Asics, credo che sapessero già dell'arrivo di questa scarpa e diciamo che si piazza comunque molto bene nell'Olimpo delle scarpe carboniose. Va bene, tra l'altro la piastra è solamente davanti, quindi per te è assolutamente un grande vantaggio perché ti permette di spingere al meglio. Nei prossimi giorni cercheremo di fare la recensione completa, vi chiediamo di portare questo video all'estremo in modo tale che tutti lo possano vedere. Ci vediamo alla prossima, grazie Andrea, ciao! Guarda, poi colgo l'occasione per dirlo, se potete condividetelo sui vostri gruppi di corsa, ma in generale i nostri video condivideteli sui gruppi di corsa, su Facebook, su Instagram, fateci un po' di pubblicità che ne abbiamo bisogno, anche perché vedo che il nostro servizio sta piacendo a tanti, tanti ci fermano per strada, fa riderissimo questa cosa, ci ringraziano per quello che facciamo. Vabbè, Max fa un po' di più, ma proprio un pochino in più di me e siamo contenti, diciamo che forse Max un pochino si era scocciato, ma forse anche io qualche volta abbiamo avuto ma chi ce lo fa fare, però dopo
la gente è contenta e credo che stiamo facendo, a detta vostra, stiamo facendo un ottimo servizio. Io sono gasato per questa cosa. Grazie Andrea, ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.